Tech News, una nuova rubrica, un nuovo format, tutto da scoprire, in cui mensilmente vi parlo di notizie, cose che succedono, telefoni, prodotti presentati in questo mese nel mondo della tecnologia. Questo è il primo episodio, sarà comunque un format mensile, quindi ogni mese, uno degli ultimi giorni del mese se non l'ultimo giorno, vi parlo insomma di questo mese per quanto riguarda la tecnologia. Vi faccio un riassunto delle cose che sono accadute, magari dei prodotti che vengono pubblicati, delle cose che accadono anche per quanto riguarda i software, tutte queste cose qui. Insomma, sapete, mi piace la tecnologia, seguo molto spesso notizie sulla tecnologia, sono molto informato su smartphone, prodotti, PC e tutte le cose che succedono in questo anno, quindi mi sono detto perché non condividere queste informazioni con voi. E insomma, eccomi qui, facciamolo, dai. Sono molto felice di creare questa nuova rubrica, soprattutto per magari le persone che non hanno il tempo di leggere quotidianamente tutte le notizie ed essere sempre informati. Potete guardare questo video che durerà un 10-15 minuti, insomma ogni mese vi prendete del tempo quando avete qualche minuto libero e vi fate un riassunto, insomma cercate di capire ciò che è successo nel mondo della tecnologia, insomma in tutto questo tempo che è passato da quando avete guardato l'episodio precedente, insomma. E niente, io vi ricordo che potete iscrivervi a questo canale con la campanella se non volete perdervi i prossimi video. Potete venire su Telegram a @ Tutorial Express. Per il momento la newsletter è in pausa, ma io ve la linko comunque, txpressyt.substack.com. Detto questo, io vi lascio al primo episodio e alle varie notizie. Buona visione! E sì, partiamo da questo argomento. Audacity è uno spyware? La risposta è ovviamente no. Ovviamente tutti gli articoli che dicono Audacity è uno spyware, disinstallate Audacity e tutte quelle cose lì, ecco, si tratta di clickbait vero e proprio. Infatti all'inizio di questo mese, se ben vi ricordate, circa il 7 luglio, se non mi sbaglio, si vociferava il fatto che Audacity, con l'ultimo aggiornamento, ovvero quello che integra qualche funzionalità legata alla connessione ad internet, quindi comunque ad una comunicazione con tutto il mondo online, fosse diventato un pericoloso spyware, e quindi via di clickbait, via di articoli. Tom's Hardware arriva addirittura a dire disinstallate il prima possibile Audacity, è un pericoloso spyware. Insomma, tutti subito slanciati a dire questa cosa, quando in realtà basta leggere i termini di servizio per rendersi conto che è tutta una bugia, un'enorme bugia messa in piedi da tutti questi blog online. Insomma, si è diffuso davvero in pochissime ore, in pochissimo tempo, come capita molto spesso con notizie di questo tipo. Il link, per esempio, all'articolo di Tom's Hardware, che era molto clickbaitoso, se possiamo dire così. Insomma, ecco che basta cercare, per esempio, su un social come Twitter l'hashtag Audacity e vi ritroverete davanti ad un mondo di tweet che recitano abbiamo perso anche Audacity, disinstallate Audacity, è un vero peccato e tutte queste cose qui, quando in realtà le persone avrebbero semplicemente dovuto informarsi, leggere i termini di servizio, le norme sulla privacy e ovviamente anche informarsi sul GDPR, il famoso GDPR che ho anche citato nel video in cui vi parlavo di WhatsApp e dei nuovi termini di servizio. Insomma, ecco che bastava dare un'occhiata più attenta alle varie normative e non ci sarebbero stati problemi. Tutti leggono come sempre i titoloni e si mettono a urlare in giro ciò che hanno acquisito, senza pensare che ci possa essere comunque un minimo di clickbait per attirare i lettori a cliccare sulle pagine, che ovviamente tra l'altro sono ricche di annunci e banner, e quindi insomma a maggior ragione era utile attirare i lettori in questo caso. Cambiamo settore, parliamo di smartphone. OnePlus Nord 2, il vero Best Buy di OnePlus. Il 22 luglio questa azienda presenta un nuovo Nord, un nuovo prodotto della serie Nord che ormai era popolata da N10, N100, OnePlus Nord, poi dopo c'era il Nord CE, insomma c'era davvero un sacco di roba, molti molti prodotti, anche devo dire di qualità abbastanza scarsa. Anche il Nord CE, se vogliamo dircela tutta,
era comunque un telefono molto incerto, ma finalmente l'azienda fa centro con il OnePlus Nord 2, uno smartphone comunque meraviglioso, ben bilanciato, tutte le feature per un'esperienza d'uso ottimale, specifiche da top, quindi comunque abbiamo molte caratteristiche importanti e soprattutto molto molto buone, e attenzione, con un prezzo pari al primo OnePlus Nord, quindi 399 euro, insomma un vero e proprio best buy. Abbiamo un design simile a quello dei suoi fratelli maggiori 9 e 9 Pro usciti qualche mese fa all'inizio dell'anno, sono i nuovi top di OnePlus. Device comunque è il primo telefono di casa OnePlus con la Oxygen OS 11.3, quindi il sistema operativo all'ultima versione, con comunque vari aggiornamenti anche per quanto riguarda dei bug all'interno dell'interfaccia. Un azzardo quello di inserire sotto la scocca un MediaTek 1200, il top di gamma di MediaTek, paragonabile però allo Snapdragon 865. Sappiamo tutte le persone che sono fissate, diciamo, ma in senso positivo, con i processori, la fluidità, questa esperienza così fluida, bella, veloce, senza bug, lag e cose così. Insomma, è stato un po' un azzardo mettere appunto un MediaTek e non uno Snapdragon. Ma insomma, comunque abbiamo una specie di Snapdragon 865 sotto la scocca. Abbiamo anche visto dai vari benchmark che il MediaTek 1200 è molto più paragonabile allo Snapdragon 865. Attenzione però, questo processore è stato personalizzato nei minimi dettagli per ottimizzare le prestazioni della macchina in questione, perché MediaTek ha dato molta più personalizzazione a OnePlus per il processore del suo smartphone, quindi davvero ottima questa cosa. Insomma, davvero un telefono con delle specifiche davvero molto molto interessanti anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Vi segnalo che purtroppo in questo device non abbiamo le fotocamere in collaborazione con Hasselblad, ma abbiamo lo stesso software comunque dei top 9 e 9 Pro, quindi anche la camera di questo smartphone è comunque una certezza in termini di qualità. Sappiamo tutti che la collaborazione con Hasselblad per le camere della serie 9 di OnePlus uscita quest'anno è davvero ottima. Abbiamo comunque un grandangolo migliore in campo Android, ma anche in campo iOS, confrontandolo con la fotocamera di 12 Pro Max. Insomma, abbiamo comunque un comparto camera all'interno del 9 Pro e del 9 molto molto buono. Anche ovviamente per quanto riguarda il Nord 2 abbiamo delle fotocamere molto molto buone. Abbiamo 3 o 4 fotocamere, ora non mi ricordo con precisione, voi starete vedendo in sovrimpressione le immagini. Insomma, comunque abbiamo camere ottime e con lo stesso software di 9 e 9 Pro molto molto evoluto, quindi anche le camere sono una certezza. In conclusione, siamo di fronte a un vero e proprio best buy. Avete presente Carl Pei, l'ex CEO di OnePlus? Ecco, ha aperto un'azienda chiamata Nothing e ha lanciato sul mercato il suo primo prodotto, delle cuffie True Wireless, le Nothing Ear, che davvero sono molto molto buone. Abbiamo un design moderno, case trasparente, un ottimo rapporto qualità-prezzo comunque. Sono delle cuffiette ad un prezzo di lancio di 99 euro e si propongono come principale alternativa delle AirPods di Apple. E sì, perché anche con questo prezzo così basso in confronto a quello delle cuffie True Wireless della Mela, abbiamo comunque una qualità molto molto alta. Ovviamente questo prodotto suscita subito grande curiosità per il semplice fatto che il case è trasparente, una caratteristica alquanto insolita. Comunque le cuffiette in sé hanno un form factor molto simile a quello di AirPods Pro, quindi insomma abbiamo un prodotto ben bilanciato e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Comunque, ve l'ho già detto, le cuffiette si infilano molto bene nelle orecchie, sono molto simili alle AirPods Pro in quanto forma. Insomma, abbiamo varie gesture a nostra disposizione per immergerci maggiormente nel piacere dell'ascolto, che grazie ai gommini è di ottima qualità, con la cuffia che si inserisce bene nel condotto uditivo dimenticandosela al suo interno a causa del peso inferiore ai 5 grammi. Davvero delle cuffiette molto molto buone. Sono compatibili con tutti gli smartphone Android, anche con iPhone, quindi non abbiamo problemi di compatibilità.
Insomma, se dovete comprare delle cuffiette True Wireless in questo periodo, vi consiglio le Nothing Ear o anche le Huawei FreeBuds 3 o Huawei FreeBuds 4, che sono davvero di ottima qualità per la fascia alla quale si propongono. Passiamo alle fotocamere. Abbiamo Sony con la nuova ZV-1E10, una nuova mirrorless tutta da scoprire. Io la definisco la camera per i vlogger. Davvero, tutti quelli che devono fare vlog, che devono andare in giro con un cavalletto, con lo schermetto flippabile, davvero abbiamo un sacco di comodità. Soprattutto abbiamo dei microfoni, abbiamo un triplo microfono direzionale, quindi davvero molto molto buono. Possiamo connettere dei microfoni esterni, abbiamo il jack audio, quindi insomma davvero qualità ottima per quanto riguarda funzionalità, attacchi, prese e tutte queste cose qua. Abbiamo delle caratteristiche pazzesche: 24 megapixel di camera con possibilità di video fino al 4K, un doppio sistema di stabilizzazione e, ve l'ho già detto, un triplo microfono molto molto buono al quale possiamo agganciare ovviamente un microfono esterno, magari i Rode Wireless Go o anche il classico Rode Video Micro che utilizzano praticamente tutti i vlogger per avere un audio direzionale di ottima qualità. Io ve lo dico con sincerità, questa camera può diventare in assoluto la miglior fotocamera per vlogger. Abbiamo uno schermo flippabile orizzontalmente, un cavalletto integrato con una specie di pannello di controllo della camera, una dashboard, lo state vedendo ora a schermo. Insomma, ad un prezzo di 850 euro di listino è assolutamente un prodotto ottimo. Stiamo parlando di una fotocamera molto molto buona. Abbiamo per esempio la Type-C tra gli attacchi, che fa anche da ricarica. Abbiamo comunque la compatibilità con Elgato Cam Link per connetterla a vari PC, insomma a vari supporti per streaming o video registrati. Abbiamo anche comunque la USB-C che può trasmettere video tramite il programma apposito di Sony, il programmino come può essere quello di Canon e OS Webcam Utility, per andare a fare tutta questa operazione di webcam senza dover avere il Elgato Cam Link o qualsiasi altra scheda di acquisizione video. Comunque, per quanto riguarda le funzionalità, abbiamo comunque un obiettivo molto buono, ve l'ho già detto. Insomma, ad un prezzo di 850 euro, secondo me è davvero un'ottima camera che oltretutto può essere usata per vari scopi, quindi abbiamo webcam, fotocamera vera e propria, vlog, insomma davvero un sacco di funzionalità. In sostanza è assolutamente un prodotto ottimo. Passiamo a qualche notizia degli ultimi giorni. Huawei presenta i nuovi P50. Genialata oppure flop? Vediamo un po' questa cosa. In questa settimana comunque il mondo della tecnologia freme alla presentazione di questi nuovi smartphone di Huawei. Recita lo slogan di questi nuovi device: New Flagship Product Launch. Quindi insomma abbiamo dei telefoni molto molto buoni. Parliamo di smartphone con comunque delle caratteristiche tecniche da urlo, basta guardare la scheda tecnica per rendersi conto di ritrovarsi davanti ad un vero e proprio top di gamma, proposto ad un prezzo corretto, diciamo, per la fascia di prezzo a cui si propone. È stato dichiarato il top camera phone, quindi Mi 11 Ultra deve lasciare spazio a questo nuovo Huawei P50. Anche con un design e una forma molto molto strani, molto insoliti in campo smartphone. Abbiamo delle camere molto molto grandi, un sensore molto ampio per catturare meglio la luce, insomma i colori e tutti i vari elementi dell'ambiente. Abbiamo comunque un cellulare che rimane l'ottimo Huawei, ma attenzione, abbiamo l'assenza dei servizi Google a causa ovviamente del ban da parte dell'America. Quindi siamo davvero sicuri che questo cellulare possa essere un vero e proprio best buy? Io non ne sarei così sicuro. Sappiamo tutti quanto siano utili e soprattutto funzionali i servizi Google, sappiamo tutti quanto Huawei abbia investito molto ultimamente nell'app gallery, nello store ufficiale di Huawei, ma insomma uno store di un brand che non si affida a Google non potrà mai eguagliare comunque le dimensioni
la quantità di applicazioni, le funzionalità e tutte quelle cose lì che ha il nostro store, lo store di Google, quello di tutti gli altri produttori, e vi dico che ho acquistato proprio uno Xiaomi perché io mi trovavo molto bene. Non so se sapete, ho cambiato di recente il mio cellulare, mi trovavo molto molto bene con un Huawei, ma molto semplicemente non ho preso un altro Huawei, magari un top di gamma o comunque un cellulare buono, perché proprio non avevo i servizi Google. Sapete che io ho un canale YouTube, insomma è quello che state seguendo in questo momento, ho bisogno di gestire il mio canale nel migliore dei modi, ho bisogno dell'app di YouTube Studio, ho bisogno dell'app di YouTube, insomma ho comunque bisogno di varie applicazioni di Google, quindi mi sembra un azzardo, se siamo dei creator, delle persone che lavorano online, andare comunque ad acquistare un cellulare che non dispone dei servizi Google, perché davvero si tratta comunque di un'azienda, di una serie di app, di un gruppo di app che sono ormai fondamentali per tutti i nostri smartphone, insomma il principale motore di ricerca, il suo browser Chrome è il browser più utilizzato al mondo, insomma non parliamo comunque di spiccioli, insomma parliamo di un sacco di funzionalità, un sacco di app e soprattutto un sacco di comodità. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi Huawei P50 sarà comunque un best buy anche senza tutta la suite di Google, senza i servizi Google, oppure se secondo voi è meglio andare su altri smartphone, per esempio il Nord 2 che abbiamo visto prima. Abbiamo finito, questo era Tech News, la prima edizione di questo nuovo format. Fatemi sapere con un commento se vi può interessare avere questa rubrica mensilmente, oppure se vi sembra una cosa un po' inutile, diciamo, non c'è bisogno di farla. Abbiamo visto varie notizie, smartphone, videocamere, software, insomma davvero un sacco di cose questo mese. Vi anticipo, per il prossimo mese avremo per esempio la presentazione dei nuovi Samsung, l'uscita di qualche nuova fotocamera sul mercato, insomma avremo un bel po' di eventi di cui parlare. Io vi ricordo che potete avere link, contenuti extra e risorse esclusive che non trovano spazio qui su YouTube iscrivendovi a questo canale Telegram con la campanella. Sì, scusate, mi sono confuso, ora su Telegram non potete attivare la campanella, su YouTube potete attivare la campanella, potete iscrivervi per l'appunto a questo canale attivando la campanellina delle notifiche, ormai mi viene in automatico dire iscrivetevi al canale con la campanella. E potete poi venire sulla mia newsletter su Substack, txpressyt.substack.com, oppure link qui sotto in descrizione. Io vi ripeto ancora una volta, se vi piace questa rubrica, se volete che diventi qualcosa comunque di mensile, fatemelo sapere con un commento e con un like qui sotto. Detto questo, io non ho nient'altro da dirvi, ci vediamo ad un prossimo video.